potuto usare. Ne resta solo uno. Ne è rimasto uno. Ne è rimasto solo uno, davvero. E ora che ci inventiamo? No! Mi spiace, dico davvero. Ma so che Zoe ci porterà al sicuro. Poi tornerò a prenderti. Vai! Adesso basta, andatevene tutti e due! Vai via! Il mio posto è con lei. Non dire fesserie. Dimentichi che devo finire un compito. Salverò. Grazie. Non mi sembra ancora vero. Sarebbe stato peggio con Mia. Ma noi abbiamo ancora qualche chance. Lo spero. Voglio sapere tutti i dettagli. Partendo da Mia. Mia è arrivata con Evelyn. È così che è cominciata. Evelyn. La ragazzina. Ecco cosa nascondeva Mia. Quella. È quella nave che le ha portate qui. Ma cosa sono arrivate? Con quella? Diamogli un'occhiata. Non torno in quel posto. Voglio sapere che c'entra Mia. Ma che diavolo? È lei! Non vuole lasciarci andare. No! No! Evie! Zoe. Ti prego! Zoe! Evie. Zoe! Ma che cazzo! Mammina, di qua. Perché? Salve a tutti ragazzi, rieccoci con Resident Evil 7. Avete visto la scelta. Abbiamo cambiato, ho cambiato la scelta di Mia con Zoe, ma quello che non ho capito è Zoe è morta e noi siamo di nuovo Mia, cioè questa parte rimane uguale. Brutta scelta, perché allora ci ha fatto scegliere un personaggio che poi è morto dopo 3 secondi. Adesso non so come si svolgerà la storia qui. Chiaramente ci saranno dei tagli, anche perché non voglio rimostrarvi tutto il capitolo conclusivo, saranno 3 o 4 video, quindi ci saranno dei tagli per mostrarvi più cose possibili, un riassunto sostanzialmente. Adesso vediamo fin dove arriviamo. A me sembrava Mia dal video, scusate, dallo specchio dell'acqua. Mi sembrava chiaramente Mia questa, quindi non lo so.
questo sembra effettivamente identico al cammino che ha fatto Mia. Cerchiamo però di raccogliere sempre tutto il possibile. Maledizione! Ecco, sembra cambiato un cazzo. Cioè, Zoe è morta. Che cosa è stato? Perché quella è la morte che fanno. Che ha fatto i boss, si inceneriscono, niente più da cena, non lo so. Sembrava morta, però delusione totale se fosse così, eh. Non dico che cambia giudizio sul gioco, ma cioè, che cazzo di finale di merda è? Che cazzo di finale alternativo di merda è? Tra l'altro, no, scusatemi, lasciatemi capire. Insomma, io sto parlando e siamo nei panni di Evelyn, di Zoe, però. Sembra esserci nulla di nuovo qua. Non dovrebbe partire il filmato tipo dei due tizi. Sono morti. Sono tutti morti. Nella sala macchina. Che diavolo stai parlando? È lei che li ha uccisi. Oh no. Che cazzo sta succedendo? Ci servono armi. Ne abbiamo su questa nave. Io non lo so. Possiamo ancora fuggire da questa parte. Ok. Magicamente si è aperto. Ok. Bene ragazzi, io registro, taglierò il video, accorcerò il video, adesso faccio tutto di seguito, poi accorcio perché è inutile. Andiamo. Dicevo, è inutile farvi vedere tutto se poi è identico. Qua siamo? No, vabbè, dove penso io. Sì. Non c'è nulla di nuovo. Sto santo. Da no, tutti da lì, ok. Sono le stesse. Ora stai ricordando? Cosa? Che cosa sei? Sono sempre nei panni di Mia, quindi, perché ha detto le stesse identiche cose. Cazzo stiamo, ok. Secondo me mi sono perso qualche oggetto. Pazienza. Ti ho detto che saremmo stati una famiglia. Di cosa stai parlando? Me l'avevi detto! Ok, allora. Aspetta! Sono stufa di aspettare. Culo. Qua ci abbiamo salvataggio, attenzione, panico, panico, panico. Vaffanculo. Doveva colpirmi, eh. Pistola, due colpi dentro, ok. Andiamo alla salvata. Ok, intanto proseguiamo. Okay.
guarda bene. Cosa? Perché? Ti devi ricordare. Così poi saremo una famiglia. Alan, stai peggiorando. Deve avermi infettato nell'attacco. Ormai è troppo tardi. Ma in fondo è colpa mia. Se si è liberata. Sì, è colpa tua. Ma non ti lascerò morire così. Perché non ti ha aggredito? È parte del suo protocollo di imprinting. Non possono averlo realizzato. Prendi. Contiene campione di tessuto. Trovalo. Sistema tutto. Dai, su, Ivy. Dove sei? Devo resettarlo. Com'è la situazione? Sta vomitando. Molto più della sua massa corporea. Grandioso. Se continua così, ne vedremo molti altri dei suoi brutti amichetti. Ok, dobbiamo trovarla immediatamente. La situazione ci sta scappando di mano. Sono d'accordo. Sei arrabbiata con me, mamma? No, Ivy, non sono arrabbiata. Aspetta, come mi hai chiamata? Non voglio più vivere al laboratorio, voglio una casa! E tu sarai la mia mammina! Va bene, Ivy, sarò la tua mammina, ma adesso vieni subito con me. Dove sei? Ivy, aspetta! L'hai trovata? Sì, ma è fuggita. Generando altre creature, Alan, sono ovunque. Proprio come sospettavo. Stai bene? Preoccupati solo di ritrovare Emily. Il sistema di isolamento d'emergenza è stato attivato.
Alan, Alan, dove diavolo sei? Sta peggiorando sempre di più in assenza di cuore. Tanto io sono il capolinea. Non dire così. Lei si fida di te? Quella mocciosa non mi ha mai... Ok, aspetta. Ivy, no, Ivy, Ivy. Alan, non ascolta. Volevo chiamarti. Lei, Ivy, sta cercando, volevo, di controllarti. Devi riuscire a resistere, io... capito? Giura. Evelyn, basta! Basta! Adesso smettila! No! Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... Quello che posso dirti è che... Se troverai questo... Stanne... Lontano. Dimentica di avermi conosciuta. Sii felice. Adesso staremo insieme per sempre. Ora ti ricordi? Sì, Evelyn. Ricordo. Possiamo tornare a essere una famiglia? No, Ivy. Non possiamo. Non lo siamo mai stati. Non saremo mai una famiglia. Beh, allora non mi servi più a niente. Thank you.
magari funziona. Ethan. Spero di fare in tempo. Ok. Livello inferiore. Bugiardo! No, smettila, Evelyn! Maledette allucinazioni. Dove si è cacciata?
Lui ti aspetta? Ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Ethan. 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 Shh, lo so. Non ti farò male. Non te ne avrei mai fatto se avessi potuto. Che vuoi dire? Non sono un maniaco. E non lo sono nemmeno Margherito o il mio piccolo Lucas. E nemmeno Zoe. Quella Evelyn è colpa sua. Che cosa diavolo è? Cosa vi ha fatto? Ci ha infettati con il suo dono. È così che lo chiama. L'ho trovata tra i rottami di una nave nel Bayou. Poi tutto è cambiato. Ti infetta e controlla le tue azioni? No. Non proprio, figliolo. Lei penetra dentro la tua mente, nella tua anima. Non puoi opporti. Lei diventa una parte di te e non puoi più resistere al bisogno di... Qualcosa di diverso. Come con Mia. Mi ha contattato perché è spinta da Evelyn. Ascoltami. Quella ragazzina vuole una famiglia. E lei la chiave. Capito? Tu devi trovarla. E fermarla. Ethan. Devi liberarci. Ti prego. Evelyn, stai lontana da lui. Perché? Lui non ti ama. Io posso far sì che ti ami. Non fargli del male. Te l'ho detto, non ho intenzione di fargli del male. Non osare. Altrimenti... Non sei mia mamma. Ricordalo. Dimmi,
Spassata! Uccidila, Traia! Uccidila! Sei. Solamente colpa tua! Perché la vedo? Ethan, tranquillo. Sono io, tranquillo. So che non volevi farmi alcun male. Uccidilo, mammina. Ma questa volta hai esagerato!
vuole essere il mio paparino? Allora può morire. Questa volta è il turno della mamma di ucciderti. Presto diventerai uno di noi e forse comincerai a comportarti bene. Non sto scherzando. No! Allontanalo da me! Pietà! Sarebbe una bambina. Sei solo un mazzoletto. Thank you.
Salvo, Redfield. Ora sei salvo. Perché ci avete messo così tanto? Addio. Dicono che chiusa una porta, se ne apra un'altra. Beh, stanotte se ne è chiusa una. È stata una lunga notte, e non solo per me. Io e Mia non siamo le sole vittime, ma anche i Baker. È colpa di quella cosa, Evelyn, che li ha resi così. Ma ora Evelyn è morta. E la cavalleria è venuta a ripulire il tutto. Avevo accettato la scomparsa di Mia la prima volta, ma ora l'ho persa di nuovo. E l'unica dannata porta che vedo rimane chiusa.